In questo video vedrai come si assembla una tavola. A tal proposito, apri il quadro 151, dove inseriamo alcune linee di misura nel piano terra. Per creare la tua tavola, hai ancora bisogno di una sezione isometrica. Passa alla Action Bar, seleziona la scheda Layout Tavola, genera un livello struttura e assegnagli delle tavole. Grazie alla funzione Configura pagina, puoi impostare tutto quello che ti serve: formato, orientamento, cornice e cartiglio. Seleziona la funzione Passepartout tavola e l'opzione Inserisci quadri come elementi tavola. L'icona Seleziona quadri attualmente caricati ti consente di attivare gli ultimi quadri aperti, senza doverli cercare. Ora inserisci il contenuto della tavola e seleziona il settore che desideri visualizzare. Se nello stesso quadro sono presenti altri contenuti che ti servono, copia l'elemento tavola e definisci un settore diverso con la funzione Modifica Passepartout. La funzione Elenca elementi tavola ti offre la possibilità di cambiare la scala, selezionare i tipi disegno, adeguare il fattore del tipo carattere e molto altro ancora. Passa al vertice in basso a destra, fai clic su Anteprima bozza e seleziona Anteprima stampa. La funzione Attributi tavola e progetto ti fa risparmiare molto tempo nella compilazione dei valori nei tuoi cartigli. Gli attributi assegnati alle tavole ti consentono di gestirle al meglio e i loro valori vengono direttamente rilevati nel cartiglio della tavola. Negli attributi del progetto, puoi registrare tutte le informazioni utili per il progetto stesso. Queste verranno rilevate in tutti i cartigli delle tavole.
La funzione Estrai tavole offre la possibilità di creare dei profili di stampa personalizzati, gestire tutte le impostazioni di stampa, così come quelle di esportazione. La tua tavola può essere esportata direttamente anche in altri modi, come ad esempio con la funzione Esporta dati PDF.